Positive Business Awards 2019 Young Talent e Alessandro, che è un cantante di soli 21 anni. Benvenuto. Grazie mille a te per la presentazione. Noi crediamo molto in te, Alessandro, anche perché sei un biggest export della musica italiana, sei famoso all'estero e hai all'attivo numerose uscite discografiche in America e in Inghilterra. Che genere di musica fai? Allora, lo definirei ovviamente nel grande insieme della musica pop. La mia musica ha delle note R&B, però è un pop R&B più o meno. E canti in italiano o in inglese? Assolutamente inglese. Da anni che faccio la spola tra Italia e Stati Uniti e adesso mi sono stabilito regolarmente, tutto il mio team di produzione e promozione è là, quindi sì. Tu riceverai il Positive Young Talent Award, in questa denominazione c'è la parola talent che a volte crea dei malumori, tu cosa ne pensi dei talent show? Allora, il talent show è, come dire, è un argomento molto ampio, specialmente per chi si occupa di musica. C'è da dire che alle volte dà tantissima esposizione, ma c'è anche da dire che il talent show spesso e volentieri ti porta a fare televisione e non musica. Io credo che oggi gli artisti, i musicisti, i cantanti si debbano porre, diciamo, più il quesito della musica in primis e poi quello dell'immagine, della televisione e della promozione di quello che si ha dentro. Bene, molto condivisibile. Alessandro, un link di YouTube a cui possiamo ascoltare e vedere la tua musica? Assolutamente, il canale Alessandro Coli Vevo, ci sono tutte, diciamo, le mie uscite passate e tra pochissimo sarà disponibile il nuovo singolo, il 15 di luglio. Come si chiama? Give Me Your Permission. Ok, grazie per il permesso, ciao. Grazie a voi. La musica, l'avete sentita, è molto di classe, molto fine, ma allo stesso tempo inebriante, ma soprattutto l'ho messo anche alla prova con dei refrain e delle canzoni appunto di altri artisti internazionali e dove ha passato l'esame a pieno voto a 110 e lode. Quindi una nuova promessa che soprattutto potrà marcare il confine dell'Italia senza e dopo facendo sapere che è italiano. Grazie infinite Max, innanzitutto cerco di essere breve, direttore, però la scuola di Palo Alto non posso far altro che ringraziarla, la giuria che ha votato il mio brano pure, e che dire, sono contentissimo per questo premio. L'Italia è un posto meraviglioso da cui bisogna esportare anche tante cose belle come la musica volendo. Che dire, questo video che avete appena visto è il singolo già disponibile per il pre-sale su Spotify, se non l'avete ancora fatto presalvatelo, perché il 15 di luglio esce Stay Positive. Yeah, always. Stay positive, have a positive life, everybody.